Dunque, allora continuiamo a parlare della fisica. L'altra volta ho parlato della curvatura dello spazio, poi ho parlato della curvatura del tempo. Adesso per l'effetto della forza di gravità, perché voi sapete che la forza di gravità produce un effetto simil curvatura, ma non è una curvatura, è simile in base ai calcoli che fai matematicamente per le equazioni ellittiche. Bene, e riesce a descrivere come sono le cose, però in realtà non si curva niente, è lo spazio che si muove, lo spazio che può muoversi, lo spazio che può addensarsi, e adesso noi abbiamo anche un altro concetto da spiegare, no? Perché noi sappiamo che il tempo si curva, tra virgolette, non si curva. Ma è come se rallentasse all'interno di uno spazio molto prossimo a una grossa fonte di gravità, tipo una grande stella, un buco nero. Però un'altra cosa che produce la curvatura, del tempo è la velocità. La velocità. E questi fisici lo sanno perfettamente perché quando fanno i calcoli, non solo hanno fatto, per esempio, molte volte l'esempio dei due gemelli, non so se lo conoscete, due gemelli identici, uno di loro si imbarca su una nave spaziale, un razzo, quello che è, che viaggia molto veloce, quando ritorna, il gemello che viaggiava a velocità prossime a quella della luce, ritorna che praticamente ha lo stesso aspetto perché nel suo orologio, nell'orologio della sua nave, magari è passato soltanto un anno, però quando torna a casa trova il suo fratello gemello che sembra avere 30 anni più di lui. Dice, ma come mai? Perché anche la velocità rallenta il tempo. Ma perché questo avviene? E questa è un'altra cosa che i fisici non hanno mai spiegato. Perché ai fisici manca il concetto dello spazio che si muove, manca il concetto dello spazio inteso come un vento cosmico. Allora, quando tu, ritorniamo all'esempio dell'uccellino che è molto significativo, aiuta molto a capire, l'uccellino viaggia, no? Se si trova il vento contro, già lo sapete quello che succede. Però in realtà l'uccellino può anche non trovare nessun vento contro. Però immaginiamo che questo uccellino è proprio un uccellino che gliela molla proprio, capito? E vola, 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 100 all'ora, 200 all'ora, 1000 all'ora, no? Ah. Capite che più va veloce e più trova la resistenza del vento, no? Più trova la resistenza del vento. Infatti i nostri caccia e gli aerei a un certo momento hanno una grossa resistenza del vento e quando superano la velocità del suono sentite fare boom, no? Quel boom lì, adesso non ricordo esattamente la velocità del suono, però è meno di 1000 all'ora, però un caccia che va a 1000 all'ora devi, allora, 100, 200, 300, 400, 900 gradi, boom, si sente quel boato, il muro del, ha rotto il muro del suono, capito? Perché l'aria frena, 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 poi non ce la fa più a frenare, ok? Muro del suono. L'uccellino che vola, 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 a un certo momento trova la resistenza dell'aria. Voi siete andati mai in bicicletta o in moto? Lo sentite come st'aria vi preme, che sentite tutto? Dice, ma che? Tu vai in motocicletta? E io avevo un amico che andava in motocicletta, si chiamava come me Maurizio, solo che gli amici lo chiamavano Maurizio il Matto perché andava in motocicletta e veniva. Allora un giorno ha detto, no, te porto a fan giro? Dice, no, io, no, te porto a fan giro? No, 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 no. Dice, ma vado piano, te prometto che vado piano. Vabbè, sei sicuro che va piano? Lo prometti? Sì, sono montato. Avessi mai fatto.
mi sentivo il vento, mi spiacevole, capito? Lo spazio fa la stessa cosa. Lo spazio è una resistenza, capito? Tu vai là ad alta velocità, più va veloce e più ti fa resistenza, più va veloce e più ti fa resistenza. Allora, che succede? Succede che quando in una nave spaziale tu vai a una velocità prossima a quella della luce, ecco lì che il tempo praticamente rallenta perché c'hai come se fosse un vento contrario, ma sei tu che stai andando contro il vento, come quando stai in motocicletta. C'è vento? No! Ma sapessi come l'ho sentito io il vento, quando abbiamo cominciato ad andare verso i 120-150 all'ora, io ho detto, amore, basta, Febbre, ne la faccio più, ne tu ci manca respirare, sta tutto. Capito? Tu c'hai la resistenza dell'aria. Allora tu c'hai la resistenza dello spazio, che non è lo spazio che si muove, sei tu che ti stai muovendo nello spazio, ma ti produce lo stesso all'interno della nave, lo stesso effetto di compressione dello spazio. E quando lo spazio è molto compresso, come abbiamo visto in prossimità dei buchi neri, cosa succede? Succede che tutto all'interno di questo spazio si muove molto lentamente. Chi guarda fuori dice, ammazza quanto si muovono lenti, ma se tu stai dentro tu ti stai muovendo normale, capito? Tu guardi il tuo orologio, sono passati 10 secondi, no? Chi guarda fuori e guarda il proprio orologio dice, ma un'ora che quello sta a fare così, ammazza qua non si muove, capito? Perché se fosse possibile vedere dentro a uno spazio di questi qua compresso però in questo caso dall'altissima velocità della nave spaziale, che comunque non può superare la velocità della luce. Mentre qui tu puoi superare il muro del suono, lì tu non puoi superare il muro dello spazio, non lo puoi superare. E questa è una regola che, ripeto, è una cosa che ha capito Einstein, il famoso limite della velocità della luce, che non si può superare, perché la luce, essendo un'onda, anche se ha una dualità onda-particella, poi magari vi parlerò perché pure c'è questa dualità, un'onda non può andare più veloce di un'onda. Un'onda è un'onda. Lo spazio si può muovere più veloce dell'onda. Faccio un esempio con l'onda del mare, no? L'onda del mare, voi l'avete visto come fanno le onde, no? Fanno tutte lo stesso movimento, hanno tutte più o meno la stessa velocità. Quella è la velocità delle onde nell'acqua. Nell'acqua. Però non è che l'acqua sta ferma, perché tutto il pianeta si muove ad alta velocità. Quindi l'acqua, i nostri mari, i nostri oceani che stanno sulla Terra, la Terra, non ve lo scordate, che si muove nello spazio ad alta velocità, ma come fa parte di un sistema retto gravitazionalmente, rimane coeso. E anche se l'onda va così, l'acqua del mare va molto più veloce dell'onda e trasporta l'onda con sé. Trasporta l'onda con sé. Questo vale per i fotoni all'interno dello spazio. Beh, vi ho dato una bella materia sulla quale riflettere oggi. E potete farmi tutte le domande che volete, a me piace rispondere a queste domande, ok? Vi ringrazio e vi voglio immensamente bene, da sempre.